What a tutti ciurma e benvenuti leggerini in questo nuovissimo episodio su The Evil Within 2. Eccoci qua di ritorno ragazzi, effettivamente in questi ultimi due episodi più o meno non è successo niente di così decisivo, oserei dire, per cui io non vedo l'ora di andare avanti per poter vedere dove ci sta portando tutto questo ragazzi. La missione attuale è di ispezionare il magazzino, siamo ancora durante il capitolo 3 ragazzi, giusto in mezzo alla mappa, per cui spero di non fare brutti incontri mentre mi dirigerò lì, tipo l'incontro di quello spettro assolutamente ripugnante. Per cui Seb, non perdiamo più tempo Seb, e dirigiamoci verso il magazzino Seb. Allora adesso ragazzi di risonanze non ne escono perché ovviamente abbiamo praticamente dedotto tra virgolette dove si è diretta Lily. L'ultima volta che a quanto pare è stata da queste parti, per cui andiamo senza troppo indugio. Ok, siamo abbastanza vicini, ragazzi, dovrebbe essere dopo queste fratte. Ah, che tra l'altro è lo stesso posto dove la volta scorsa, ragazzi, ho cercato di oltrepassare quel pezzo di legno che però non sono riuscita ad oltrepassare. Adesso ho capito il motivo. Perché ovviamente era il posto dove dovevo andare per proseguire la missione. Cosa incredibile perché c'ero entrata per ispezionare un po' così totalmente a caso il posto. Per cui qua non c'è niente e mi sa che non ci resta che attraversare qua la ringhiera. Meno male che avevo già fatto pulizia, ragazzi, così oggi non ci resta che dirigerci direttamente verso il punto che ci interessa. Non vedo l'ora di continuare sta missione, ragazzi, perché come vi dicevo all'inizio, non è che è successo chissà che effettivamente durante questi ultimi episodi, eh. Cioè noi vogliamo l'azione, vogliamo il momento di panico, per quanto io possa odiare i momenti di panico. Direi che è quello che ci aspettiamo da questo gioco, che ci aspettiamo da questa serie. Per cui eccoci qua, ragazzi, Lily. ecco. Vedete? Vedete? Lily. Oddio. Oh, porca vacca miseria. Marta. Merda, direi sì, perché Lily. guardate che c'ho un fucile, non ho paura di usarlo. Lily. Ah, eccola qua, ragazzi. Veniva da sopra. Veniva da sopra. Qua non mi fa passare. Ah, adesso sì. Vedete? Adesso sì. La volta scorsa questo non Sono era passata da qui. possibile. Devo entrare. Sì, Seb, basta che tiri via sto pezzo di legno. Usi il tuo magico coltello che usi anche per spaccare catene Una con bambina lucchetti. coraggiosa e ingegnosa. Starà bene. Devo solo trovarla. Devo solo trovarla. Intanto perché non ti... Ah, che bello. Ci divertiamo tantissimo intanto a trovare pezzi e resti umani che mi strappai qua intorno, no? È bellissimo. Ecco qua. Eccolo là, lì c'è un nostro amico, ragazzi. È andata di sopra, però, ha detto Seb, o sbaglio. Qua c'è una catena con un lucchetto, possiamo aprirla? Ah, Seb, di solito non le spacchi tu ste catene. Ah, ecco, infatti. Ecco fatto. Ah, qua è per riuscire direttamente. Ok, da dove siamo entrati, perfetto. Buona a sapersi. Lei rimanga pure lì a rantolare. Non si preoccupi, non le darò fastidio. Aspetta, però, forse c'è qualcosa che ci può servire lì. Perché non vorrei usare troppi colpi per fucile, ragazzi. Perché non proviamo ad usare la balestra? Ah! Porca pupazza, miseria. Oh! Ti devi dare una maledetta calmata. La scatola è sparita. Perché se n'è andato? Ti stavo cercando proprio a te, dopo che ti l'ha lagnato sto poveraccio. Guarda l'espressione sconsolata che c'ha in faccia. Io non so, ragazzi, se è qua che devo andare effettivamente. Però se possiamo trovare munizioni, direi che sono più che accette, no? Oh. Sei là, guarda che se sei nascosto dietro alle scatole mi incavolo. Perché non mi piacciono. Ah! Lo sapevo. Toh. L'avevo previsto, ma mi ha fatto cagare sotto lo stesso. Vaffa, eh. Puoi andare tranquillamente al diavolo. Qua possiamo pure salire attraverso questa magica scala. Interessante. Vediamo un pochettino che cosa abbiamo qui. C'è qualcosa di utile. Magari c'è qualche madunina qua nascosta in giro. Non lo so. Fatto sta che sto posto non mi convince per niente.
È possibile entrare? C'è qualcuno nascosto? Sembrerebbe di no, abbiamo un banco da lavoro, ragazzi. Fantastico, direi di approfittarne. Oh, allora, le siringhe ce le abbiamo al massimo. Direi di utilizzare, ragazzi, questo assolutamente per crearci più munizioni per fucile a pompa, che mi interessano particolarmente. A questo punto direi di poter usare, ragazzi, i tubi metallici per crearmi almeno 3, dai, dardi arpione per balestra, e i dardi esplosivi potrebbero essere particolarmente utili, per cui 2, eccoli qua. Quelle a scarica elettrica sinceramente non è che mi ispirano moltissimo, però abbiamo abbastanza parti per poterne creare 3, insomma. Perfetto, a sto punto me ne creo pure un altro, insomma, per... Ok, di questo tipo. Ecco fatto, ragazzi, di questo direi che siamo totalmente a posto. Posso potenziare ancora qualche arma? Direi, ragazzi, di aumentare la potenza di fuoco per un danno maggiore per la pistola, che può essere assolutamente importante. Dopodiché di potenziare la potenza di fuoco anche per il fucile a pompa. Dopodiché già passiamo, ragazzi, al livello 2. Quindi ci servono parti di armi superiori per... Ah, ok, parti di armi superiori per poter passare al livello 2, dove comunque poi ci serviranno semplici parti di armi, ok, per potenziare, quindi... Ok, direi che me ne vado così per adesso. Qua che cosa abbiamo? Qua ci hanno praticamente raccontato che è successo una specie di mezzo casino. Ok, questo già non mi serve più perché me li sono creati. Quindi è successo appunto un mezzo casino, ragazzi. Ed è per questo che hanno chiamato ovviamente la squadra Mobius in aiuto. Qua c'è la bambola. Ancora la bambola. Un'altra bambola. Infatti. Ma dov'è Lily? Stava di, ma non l'avevamo trovata una bambola? Indaghiamo un po'. Che magari ci abbiamo qualche altra visione mistica. Non è tipo uguale a sua madre? Hai lasciato la porta aperta, figlia mia. Non fare rumore, non fare rumore. Oddio, secondo me l'ha presa. Ma chi è sto tipo, ragazzi? Secondo me l'ha trovata. Cioè, se no non si spiega il perché è sparita sta bambina. Qualcuno deve averla presa. Lui, l'assassino con la macchina fotografica. È il figlio di puttana, ha rapito mia figlia. C'ero quasi. Cazzo! Lo sapevo. Ok, calma. Visto? Pensa. Devo salvarla. Intanto il continuo. Comunicatore non rileva altri segnali. Devo trovare un altro modo. O'Neill, non so se posso fidarmi, ma vuole andarsene quanto io voglio trovare Lily. Ok. O'Neill, sono Sebastian. Mi senti? Lei è morto. Ah, ok. Sei tu? La linea è disturbata. Ecco qua. Merda, non ora. Forse fuori funzionerà meglio. Sì. Chissà perché ho una pessima sensazione sul tornare fuori. Ok, adesso che ovviamente mi ero fatta il pieno di tutte le cartucce, di tutte le munizioni, eccetera, eccetera, qua ce ne davano delle altre. Mi pare ovvio. Comunque vedete, cioè, ragazzi, ormai sti giochi sono, non dico prevedibili, però... Cioè, era una cosa logica che il tipo l'avesse trovata, perché sennò... Dov'era, capite? Per cui... Proporrei di tornare fuori e vedere se riusciamo a comunicare con O'Neill. A sto punto, se riusciamo a tornare fuori, non ci resta che dirigerci direttamente lì al rifugio. Scusa, a sto punto. Comunque, sto tipo, ragazzi, della macchina fotografica, non riesco ad inquadrarlo. Cioè, ovviamente è un mezzo malato mentale, insomma. Sorprese del cavolo. Che sta succedendo? Niente sorprese del cavolo. Ah! È lì.
è lì. Prendilo, Sebastian. No. Cos'è quello? È armato, eh? È un morto? Cos'è? Sì, ragazzi, è un'altra delle sue opere d'arte, chiamiamole così. Oh, Gesù, Giuseppe e Maria, ma perché mi costringi a vedere queste cose? A vivere queste cose, perché mi costringi? Possiamo indagare? Sembrerebbe di no. Madre mia, ragazzi. Ok, sta cosa si sta facendo abbastanza malata. E non mi piace. Non mi piace. Eccoti. Ma dov'è Lily? Non deve sfuggirmi di nuovo. Ok. Smile for me, mi aveva scritto sul muro. Cioè, sorridi per me, che gentile. Che carino. Vuoi fare un'opera d'arte anche con me? Te lo puoi scordare. Seb è intoccabile. Ehi, tu. La bambina. Dov'è? No, lo volevo vedere in faccia. Quelle no, Cazzo. Quelle schifezze no. Yeah! Porca pupazza miseria. Invece sì, quelle schifezze proprio sì, me sa, No, a chi spari? Seb! Minchia! Ma che cavolo! Oh! È andato a fanculo, Ah, madonna santa, minchia come mi saltano addosso ste bestie immonde! Ah, e basta, minchia, mi lasciate in santa pace, Sì, come no, vero? Non mi lascerete mai in santa pace, no? Ah! Oddio se fa schifo, oddio se fa schifo, oddio se fa schifo, oddio se fa schifo. E mori. Oh. L'ho perso ancora. Magari ora posso contattare O'Neill. Provaci, che vuoi da me, Seb? Oh. O'Neill, sono Sebastian. Okay. Sei ancora vivo? Sì, perché? Sei ancora vivo? Scusa, non ho capito. Hai trovato il nucleo? No, figurati. Ma so chi l'ha rapita. Ed è più potente di ogni altra cosa qui dentro. Guarda, ma l'ho perso. Che gioia. Forse posso aiutarti a trovarlo. Ah, beh, meno male. Ho rilevato una frequenza che non ho mai visto. Ah, sì? Viene dal municipio. Bene, dov'è? Guarda in alto. Vedi l'edificio con la torre dell'orologio? Sì. È quello. Come diavolo stai scherzando? È un po' complicato. Torna qui e te lo spiego. Ah, beh. Ok. Arrivo. Cioè, mi stai dicendo che ci può essere un modo per arrivare lì, che tra l'altro mi sono messa giusto sotto al lampione e non lo vedevo. Che un'invasione, Dio sano, ragazzi, il posto si è ripopolato di mostri! No, quello no, quello no! Ok, chiaro, mi devo preparare al peggio, questo mi avete voluto far capire, no? Che il posto se si era svuotato adesso si è riempito di nuovo, che cosa meravigliosa! Proprio una delle cose più belle che poteste mai dirmi. Guardate, adesso quindi devo tornare al rifugio. Quello è il nostro obiettivo, no? Quindi non mi resta che andare a sinistra su questa strada. Sempre se riesco ad uscire. Aspettate un attimo. La vedo male, ragazzi, sta situazione. La vedo male e tragica. Perché adesso qua mi hanno ripopolato a fini tutto il posto di mostri schifosi. Che, allora, qua c'era una pianta qua dentro. Però chissà, ecco. Oddio, c'è una di quelle. Sì, tu rimani per conto tuo, perché nessuno ha intenzione di darti il minimo fastidio. Allora, ok, su questa strada devo andare di nuovo a sinistra. Voi fate come se io non ci fossi, mi raccomando. Nessuno vuole disturbare il vostro vagare in maniera totalmente inutile.
Assolutamente. Ok ragazzi, il tipo con la macchina fotografica è la presenza più potente qua dentro. Guarda caso, non avrei avuto assoluto dubbio su questo. Se può spostarsi come cavolo vuole e utilizzare praticamente il dono dell'ubiquità a suo piacimento, direi che è abbastanza potente, oserei dire, no? Ok. Caro Neil, eccomi qua. Entro proprio con prepotenza. Guardate com'è lì che ci aspetta. Ce l'hai fatta tutto intero. Esatto. Non so se sono tutto intero, ma sì, ce l'ho fatta. Beh, direi sì. Ora dimmi come arrivare al municipio. Come faccio? Union ha una specie di dietro le quinte. Serve al personale della Mobius per osservare i soggetti in segreto. Bene. Molti passaggi sono ancora intatti, perciò le spaccature si possono aggirare. Ma alcuni pezzi della città fluttuano in aria. Che tunnel sono? Sono passaggi, non tunnel. Praticamente quando li attraversi vieni rimodulato. Li chiamiamo il midollo. Esistono in una dimensione separata da quella visibile. Oh, non ha nessun senso. Per fortuna non serve che tu capisca il meccanismo. Basta che funzioni. Ma è un labirinto. Se sbagli strada potresti finire dalla parte opposta della città. Bene. Dov'è questo midollo che porta al municipio? E chi è che si inventa questi nomi? Ti segno la posizione del portale. È nel rifugio nord. Sembra un normale computer, ma non lo è. Ti do la password per attivarlo. Ok, grazie. Una volta dentro segui l'altro segnale per l'uscita B2. Ok, uscita B2. Dovrebbe condurti al municipio. Perfetto. Potevi anche dirmi tutto dal comunicatore. Forse sì, ma non avrei potuto darti questa. Che cos'è? I passaggi sono intatti, ma il crollo di Union ha causato problemi alle infrastrutture. Grande. Il comunicatore rileva una fuga di gas sulla strada per l'uscita B2. Guarda caso. Non puoi farcela senza questa. Grazie, amico. Fughe di gas letale, Grazie per aver tenuto il peggio per ultimo. Da quanto abbiamo visto, dubito che sia il peggio che dovrai affrontare. Non aiuti. C'è altro che vuoi sapere prima di andare? Bene, tutto fantastico, oserei dire. Indossarla è l'unico modo per oltrepassare le zone piene di gas tossico del midollo. O'Neill è stato così gentile da trovarne una nuova. Almeno non devi indossare quella di un morto. Almeno, guarda, il male minore. Ok, siamo entrati finalmente, ragazzi, nel capitolo 4, che si intitola Dietro le quinte. Visto che siamo qui, direi di fare un po' di rifornimento. Cerca l'ingresso del midollo nel rifugio a nord per raggiungere il municipio. Ok, prendiamo tutto quello che abbiamo qua a disposizione, perché direi che ci può essere assolutamente utile. Ok, ecco fatto. Allora, questo l'abbiamo preso. Direi di berci un bel caffè, sempre se adesso è disponibile. No, per adesso non lo è. Ci vuole un po' di tempo per riempire la caraffa. E qua che cosa abbiamo? Una cippa di niente. Allora perché me la mettete a disposizione? Dico io. Vabbè, ok, abbiamo tutto pieno tranne questo dardo arpione. Per il resto è tutto a posto. Per il potenziamento delle armi, ragazzi, direi di aspettare di trovare altre parti di armi. Direi di salvare la partita qua, ragazzi, e di dirigerci finalmente verso il rifugio nord. Riusciamo finalmente a vedere come proseguire, perché siamo, cioè, il capitolo 3 è durato tipo un'eternità, visto che ovviamente ho fatto anche missioni secondarie e robe del genere. Per cui, caro Neil, sei stato di una gentilezza quasi imbarazzante. Io ti saluto, spero di rivederti ovviamente. E niente, adesso siamo di nuovo qua fuori. Il rifugio al nord è ovviamente, adesso sì, dall'altra parte della città. Non so se passare sinceramente a sinistra o a destra, perché non mi ricordo da che parte era la casa dello spettro, ragazzi. Anche se a questo punto direi che può essere dappertutto. Allora, qua ci sono vari agenti Mobius morti, però hanno proiettili pistola, ragazzi, che per adesso non ci servono. Per cui direi, dai, che passerò qui a destra. Spero di non pentirmene, sinceramente. Ah, possiamo rovistare dentro alla monnezza. Direi di guardare Seb. Ah, meno male, abbiamo trovato un pochettino di polvere da sparo, che non fa mai male. Qua c'è un'erba, direi di approfittare e raccoglierla. Ecco fatto. La cena, bella riunioncina di famiglia. È pieno di gente qua intorno, ragazzi. E ciao, ma che è? Ci terrei poco ad utilizzare tutti i miei proiettili contro questi quattro imbecilli. Oh, ma visto! Guarda caso, ero lì che mi faceva i fatti miei. Usiamo un po' pure la pistola, ragazzi, perché, cioè, usare so... Oh merda, è andato a fuoco, sono andati a fuoco. Usare... Oh, la concia tua madre. Il podemi... Ma mira sta stronza, Seb. Minchia, quasi ci rimango secco, Dio sano. Mi sa che devo usare, ragazzi, le siringhe nelle cose rapide, perché
sto passo. Mamma mia, che brutta cosa. Che brutta situation. Io prenderei tutto il mocciolo che c'è a disposizione. Qua sento degli altri rantoli che non mi piacciono per niente. Saranno quegli altri mostri, ragazzi, nascosti, per cui direi di evitare di provocare rabbia e frustrazione in quelle creature immonde. Qua c'è un'altra erba. Ecco fatto, mi ha appena salvato la partita, non so perché. Lì c'è una di quelle cose immonde. Vabbè che sono tutte creature immonde, se adesso vogliamo proprio essere sinceri. Però quello che vomita tipo acido corrosivo non ci tengo proprio a incontrarlo. Allora dovrebbe essere quello lì, il rifugio a nord. Ah, l'ho già oltrepassato, quanto sono scema. Ah, e dove sta camminando avanti giusto quel mostro di cui stavo parlando un attimo fa? Ah, che bella notizia. Allora, qua c'è un'erba, direi di prenderla. E dopodiché di spaccare queste scatole, di prendere questa cosa. Ok, qua non c'è più niente. Saliamo qua, ragazzi, e buttiamoci di qua, perché tanto è qua che dobbiamo entrare. Ho un pessimo presentimento, vi dirò la verità. Ma vabbè. Sono proprio dei pezzi di merda. Dov'è che devo andare? Oh. Ah, sì, lì. Dove sta brillando, ragazzi? Ma come dovrei fare? Questo mo si gira, io ve lo dico. Già so come andrà a finire. Ecco qua, mi ha visto, vero? Oddio. Oddio. Ah! Ah, oddio, no! Ah, ecco! Li ho risvegliati tutti! Maledetto figlio della mignotta! Minchia, pezzo di merda, corri, Seb! Porca pupazza, però, e che palle! Corri, cavolo! Ah, pure! E ciao! Ah, giustamente, quando c'è lo spettro, le altre cose è come se non esistessero. Che bella notizia. Adesso, ovviamente, riesco qua. Ed è pieno dei mostri immondi che c'erano prima. Ma se io tipo corro come se non ci fosse un domani. Oh, ma mi fa interagire qua o no? Ah, devo usare la palestra, ragazzi. Ok, proviamo così, vediamo. Ah, perfetto. Ecco fatto. Oh, meno male, ragazzi. La con... Ecco qua. Aspetta, scusa. E se ci provo così a mani nude, la conce tu madre? Perché già mi sono stancata di sprecare proiettili. Porca pupazza, io speravo che la saracinesca si chiudesse, sinceramente. Però vabbè, fa niente. Trovati un altro rifugio. Sì, sì. Ok, porte chiuse. Madre mia. Sicure. L'elettricità è disattivata. Qui non entra niente. Nemmeno tu, Wei. Trovati un altro rifugio. Questo posto è sigillato. Capito? Merda. Che situazione del cazzo. Non ho firmato per questo. Va tutto bene. Sì, convinciti che andrà tutto bene. Devi solo aspettare. Che cazzo era quel rumore? Come? Come ha fatto a entrare? Oddio. Che diavolo sta... Oddio. Non mi fatevi vestire incubi, per favore, però, perché già... Porca pupazza, già ne sto vivendo abbastanza di incubi. Direi che mi basta e mi avanza. Oh, almeno qua siamo al sicuro. Forse è ora di aggiornare Kidman. Essendo un... un rifugio. Oh. Allora. Kidman, mi senti? Forte e chiaro. Ci sono aggiornamenti. La buona notizia è che ho localizzato O'Neill e che mi ha spiegato come trovare Lily. Mm. Ottimo. Quella cattiva è che Union sta letteralmente andando in pezzi. Ed è popolata per lo più da mostri e cadaveri. Già. Sai quello psicopatico di cui ti parlavo? Mm. Quello con i poteri che non dovrebbe avere. Ha rapito Lily. Sto per entrare nel midollo. Del quale hai tralasciato di informarmi per raggiungerlo. Non c'è stato tempo per un briefing prima di farti entrare, ma non credevo che le cose andassero così male. Sì. È esattamente non come al beacon. Anzi, peggio. Mia figlia non era intrappolata nel beacon. Ok, calmati. Forse posso aiutarti. Puoi dirmi qualcosa su questa persona? Che te posso dire? Maschio, sul 1,80 m, capelli neri. Si crede una specie d'artista. Una specie. Non è molto. E che vuoi che ti dica? Ah, non dirlo a me. Vado al municipio. Ci sentiamo più tardi. Ecco fatto. Oh, Kidman è stata avvisata. Direi di fare il rifornimento con una bella tazza di caffè. Ok, oh, meno male. La vita
È stata praticamente interamente ripristinata. Vediamo un po' cosa abbiamo da queste parti. Qua ci sono... Mi deve sempre far pigliare un colpo. Meno male, ho preso una siringa, ragazzi, perché... Ah, qua ce n'è un'altra. Perfetto, così siamo tornati a tre. Stavo giusto pensando di... di ricrearne un paio. Ah, quindi cioè praticamente utilizzavano sta scusa, cioè di sti centri motipo per avere persone a disposizione da usare come reclute, ecco, chiamiamole così. Allora, qua cosa abbiamo? Aspetta. Guardi fumogeno. Ok, così è più semplice fuggire se i nemici non possono vederti. Potenziando i dardi fumogeno su un banco da lavoro potrai uccidere silenziosamente i nemici intrappolati nell'area d'effetto. Ok. Ci sono cioè, parecchi aspetti nuovi. Perlomeno questo, per esempio, se questi dardi qua, per esempio, mi sembra che nel primo non ci fossero. Quindi lo trovo abbastanza interessante. Visto che ci siamo, ragazzi, abbiamo un bel po' di mocciolo, direi. Proporrei prima di aprire questa. Ok, colpi per pistola. E poi di dirigerci da Tiziano Joy per poterci potenziare un pochettino. C'è sempre stata quella porta. Me lo stavo per chiedere. Non lo so se c'è... No, non c'è sempre stata. Oddio, sano. Oh, niente brutta sorpresa. Che diavolo è? Qui può mettere alla prova le sue abilità. Detective. In che senso, Tiziana Joy? In che senso? Non ho tempo per questo. Che significa? Sarebbe assurdo lasciarsi sfuggire questa occasione. Liberi la mente e miri ai bersagli. Qui non serve preoccuparsi delle munizioni. Ah. Che significa? Scusa. C'è pure il punteggio, davvero. Wow, ma dai, che figata! No, io che, lo sapete che io con la mia faccio proprio schifo. Ok, meno preciso. Ah, ok, lanci e ciao, sì. Sì, col cavolo che prendo il ratto al volo. Sta cosa è troppo sensibile, ragazzi. Sì, Tiziana Joy, non le posso sparare in testa, Tiziana Joy, scusane. Madre mia. Ok, così si fa, forza. No, Tiziana Joy, scusami! Non era mia intenzione spararti. Mazza il grasso. Che figata. Mi piace sta cosa. Wow, niente male. Niente male no, Seb. Ah, ci danno delle ricompense. Titolo cowboy. Ma dai, che figata. Mi piace un sacco sta roba. Sono felice, Tiziana Joy. Grazie per avermi dato questa possibilità. Mi piace, ragazzi. Anche questa è una novità, eh. Non c'era nel primo Evil Within, scusatemi. È un modo per non solo allenare la mira, effettivamente, ma anche per divertirsi e per vincere delle parti di armi. Di nuovo bisogno della mia assistenza. Certo, ne ho sempre bisogno, cara tizia Joy. Le chiavi le avevo usate tutte, vero? Mi sa proprio di sì. Per cui direi di dedicarci direttamente al potenziamento. Allora, questo assolutamente, ragazzi, riduce ulteriormente l'oscillazione del mirino delle armi da fuoco, che costa 3000. Questo potrebbe essere utile. I tuoi passi fanno ancora meno rumore, i nemici impiegano ancora più tempo a rilevarti. Perfetto. Ah, questo pure mi interessa, ragazzi. Aumenta la velocità di movimento da accovacciato, perché effettivamente quando accovacciato è estremamente lento. Adesso non so se utilizzare qua o sulla salute o sull'atletica gli altri punti. Questo pure è molto interessante. Permette di sopravvivere con una piccola quantità di salute a un attacco che altrimenti ti avrebbe ucciso. Direi che può essere utile. Per cui compro questo, così evitiamo magari di morire troppo. E direi di comprare questo, ragazzi. Aumenta la velocità di movimento da accovacciato. Perfetto. Abbiamo potenziato diversi aspetti, per cui direi che possiamo tranquillamente andare via. Cara Tiziana Joy, grazie per averci regalato questi momenti assolutamente meravigliosi. Ok, eccoci qua. Salviamo ovviamente la partita prima di avventurarci nel midollo. Perfetto. Ed è arrivato il momento, ragazzi, di vedere cosa ci aspetta qui dentro. Deve essere il computer di cui parlava O'Neill. Proviamo con la password. Ok.
Adesso ci vorrà un po', ovviamente, per caricare il tutto. Eccoci qua, ci siamo quasi. Perfetto. Sì, ecco qua il computer che ci interessa. Il reparto comando del midollo. Ok, ci siamo. Wow. Uscita 18C, a noi interessava l'uscita B2, vero ragazzi? Prendiamo il tubo di metallo che c'è qui. Qua c'è qualcos'altro. Sembrerebbe proprio di no. Mentre qua sì c'è qualcosa. Ok, questi non possiamo prendere. Abbiamo preso parti di armi. Qua non possiamo aprire niente. Sembrerebbe, per cui non ci resta che farci il segno della croce e uscire. Cerca l'uscita B2 nel midollo per raggiungere il municipio. Allora, bisogna cercare di stare attenti, ragazzi, perché non voglio assolutamente perdermi. Sarebbe un vero casino. Qua abbiamo pure il distributore automatico, pensa a te. Ok, mocciolo. E sbang. Mocciolo. E sbang. Ah! Ecco qua. Merda pupazza. Cos'è sta roba? Vabbè, mai colpirlo una terza volta. Questo sembra essere chiarissimo. Qua dove ci porta, scusate? Non so, ragazzi. Forse è di qua che dobbiamo andare. Aspettate un attimo, fatemi controllare. Di qua. Che c'è un poveraccio. Così anche qui è successo un bel casino. Schiacciato, Dio santo. Direi di sì, che è successo un bel casino. Anche qui. Ok, lì c'è un agente Mobius morto. Però, cioè, adesso come adesso, mi sa che ci tocca andare per forza di qua, ragazzi. Sboom. È permesso? C'è nessuno? Ehi? Ragazzi? Sono arrivato! Speravo mi accoglieste un pochettino più caldamente, ma... Ok, la siringa non possiamo prenderla, ragazzi. Qua posso aprire? Perfetto. Polvere da sparo, che ci interessa tantissimo. E qua non posso aprire. Ok. Indaghiamo qua. Vediamo un po' cosa abbiamo a disposizione. È una mappa di Union. Beh, è gigante, sì. Era davvero enorme. Davvero, davvero. Allora, qua cosa abbiamo? Niente. Qua niente. Qua niente nemmeno. Qua possiamo indagare. C'è un vero e proprio, cioè, centro abitato, ragazzi. Qua cosa abbiamo? Qui progettavano nuove parti di Union. Sì. Madre mia, veramente enorme. Cioè, un vero e proprio centro cittadino. Pazzesco, cioè, proprio per viverci. Qua abbiamo qualcosa. Qualche madunina nascosta per di qua. Sembrerebbe di no. Va bene, allora me ne vado, Me ne vado. Vediamo un po'. Se qui... Cioè, sangue ovviamente dappertutto. Cosa si è avviato? Io non ho premuto niente, Non voglio sentirmi dire che ho combinato qualche casino io al sistema, perché madre mia quanto sangue. Io non ho premuto niente. Sto tipo c'ha la maschera antigas, ragazzi. Ok. Polvere da sparo ne abbiamo presa. Mi ha salvato la partita. Sto posto non... Non mi ispira niente di buono, sinceramente parlando. Che cavolo è? Oddio. Non mi piace. Oddio, sono, non mi piace. Per niente. Qua abbiamo una siringa che ovviamente non posso prendere. Ah, qua è dall'altra parte. Perfetto, posso usare un dardo per aprire. Per aprire la sala cinesca. Perfetto. Spero di non aver fatto una cazzata, scusate il termine. Niente mi ispira qualcosa di buono qua intorno. Effettivamente. Oh! Chi era? Chi è? C'è qualcuno lì? Ah! Va bene, sì. Io procedo. Io continuo ad affermare che la mia intenzione è di non dare fastidio a nessuno, va bene? Ok, agente Mobius morto, mentre dall'altra parte che abbiamo? Agente Mobius morto.
Oddio. Ah, salve, buon uomo. È chiuso dentro. Perfetto, io la lascio fare. Anche se quello che sta facendo non è proprio tecnicamente ortodosso, però... Ma niente, fin quando non ha intenzione di ammazzare me o di spolparmi o di fare qualsiasi cosa, qua stanno facendo lo stesso. Perfetto, è una festa a tema a quanto pare, cioè il tipo spappola i tuoi amici. Qua c'è nient'altro, sembrerebbe di no, qua si può tornare di sopra. Ok, direi di guardare qui. Le procedure di blocco d'emergenza sono attivate. Perfetto. Il blocco si disattiva sintonizzando il comunicatore sulla frequenza corretta. Sì. Vale la pena tentare. Sì. Allora. Ecco fatto. Tac. Blocco d'emergenza disattivato. Ripristino del collegamento di sistema. Attento. Perché non mi piace? Blocco d'emergenza dell'area ricreativa disattivata. Ecco qua. Le porte erano chiuse un attimo fa! Siete fantastici proprio! Oh merda, questo è incavolatissimo, ragazzi! È incavolatissimo! Questo mi fa fare la stessa fine che stavo facendo fare al suo migliore amico un attimo fa. Ragazzi! Mi dovete dare una calmata, chissà perché ce la vola. Sì, ma muoviti! Festa grande! Ah, merda. Seb! Sprechi un sacco di colpi, Dio sano. Sì, ancora, ancora. Nemici, da dove? Muoviti. Eccolo lì. Tu sei calmissimo. E muovite! Porca vacca. Aspetta. Oh. Prendi tutto. Ah, è lei! È una di quelle nervosette. Madonna, quanti colpi spreco, ragazzi, eh. Cioè, perché a volte mira, però non... Cioè, non spara a niente. Ce ne siano altri. Devo risparmiare munizioni. Per questo, infatti. La porta non si apre, ragazzi. Spero non ce ne siano altri. Blocco d'emergenza disattivato. Non so a sto punto se andare a esplorare questi altri posti. Direi che forse è il caso. Permesso? C'è nessuno qui? Spero di no. Ok, vediamo un po'. Un tubo. Mazza, sono venuta qua per un tubo. Ok, c'è un agente Mobius morto. Che avrà qualcosa che ci può essere utile. Sicuramente, perfetto. Polvere da sparo. E qua? Posso aprire? No. Ok, qua non posso andare più avanti. Perfetto. Allora prenderò questi colpi qua. Non posso prenderli. Meraviglioso. Sì, allora guarderò anche qua dentro. Visto che tanto ormai ci sono. Tanto vale, no? Mazza, è pianta gigante. Niente da fare. D'accordo, allora posso... Aspetta, vorrei andare a vedere da dove è uscito quello grosso, ragazzi. Ecco fatto. Permesso? Tac. Mi dispiace tanto, amico, per quello che... Che ti è successo? Almeno abbiamo recuperato un po' di colpi per pistola. E qua cosa c'è? Niente. Parti di armi. E qua c'è qualcosa. Una qualche madunina. Niente madunine oggi, ragazzi. Minchia, la volta scorsa ne ho trovate tipo 3-4. Bene, ok. Possiamo finalmente passare per la porta, che ovviamente non si è aperta immediatamente. Intanto i mostri ci hanno dato addosso con tutta la loro cattiveria. Bene. E adesso? Ancora queste frequenze. Che c'è adesso? Agente Mobius morto, perfetto. Questo non posso prenderlo. Qua non posso andare. Qua nemmeno. Non posso sfasciare niente, per cui non ci resta che spaccare questa catena. Seb, col tuo coltello magico, Seb. Ecco fatto. Tac, permesso? E là? Tunnel di accesso centrale. Cristo, che puzza. Madre mia. Me lo immagino. Vabbè, allora, ragazzi, mi ha salvato la partita. Direi che la prossima volta riprenderemo da qui. Vediamo dove ci porteranno questi tunnel centrali, se riusciremo a trovare l'uscita B02. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Yubdosh a tutti, ragazzi. Ciao. Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!